Parla a tutto campo a Roma il ministro del lavoro Poletti, che dopo aver annunciato l'arrivo di un decreto legge sull'utilizzo del sistema produttivo dei voucher, ha aggiunto che verrà realizzato a breve l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sulle pensioni il ministro sottolinea che dal 20 maggio partirà il part-time agevolato in uscita per i lavoratori e sarà un test significativo per vedere il gradimento di imprese e lavoratori. Poletti preannuncia poi un intervento dell'esecutivo per consentire l'uscita dal mondo produttivo per fasce di età triennali. E sugli sgravi ingiustamente ottenuti da molte imprese nel mondo del lavoro, che hanno suscitato in queste ore innumerevoli polemiche, dice: importante è, come avevamo già detto in passato e avevamo detto anche durante i mesi nei quali venivano decise queste cose, ad esempio il Ministero del Lavoro, in particolare la direzione che si occupa dei controlli e delle ispezioni, aveva detto: attenzione, ci sono delle cose che non si possono fare e se fate queste cose ci sono anche situazioni dove ci sono dei reati penali. Più che dirlo e più che avvisare, non si può fare. Poi si fanno i controlli e quelli che sono fuori dalle regole vanno giustamente e duramente colpiti. E sullo stesso tema è intervenuto da Napoli il presidente dell'INPS Boeri, che ha ribadito l'impegno dell'istituto per contrastare omissioni, elusioni e evasioni contributiva. Ci sarebbero 100.000 posizioni e 60.000 imprese che hanno fruito in modo indebito dell'esonero contributivo triennale previsto dalla recente normativa sul mercato del lavoro. Ma Boeri tranquillizza i lavoratori. La normativa del contratto a tutele crescenti prevede il fatto che se io licenzio per esempio un datore di lavoro che reagisce al fatto che non gli si chiede di non, che gli si dice che l'esonero contributivo non può essere dato per quella posizione, reagisse volendo licenziare il lavoratore, dovrà pagare 4 mensilità al proprio lavoratore, anche se quel lavoratore è rimasto solo un mese all'interno della sua azienda. E poi se il rapporto continua, come sappiamo, nella filosofia del contratto a tutele crescenti questi costi tendono ad aumentare. Quindi ci tenevo a chiarire questo aspetto, sono posti di lavoro veri.